Ottimo piazzamento a livello nazionale del progetto di mobilità sostenibile presentato dall'AZU di Teramo, dal titolo Muove.te, 15° su 114 programmi sperimentali proposti al Ministero dell'Ambiente. Muove.te interessa 10 comuni del Teramano e, se finanziato, si estenderà dagli studenti universitari anche ai lavoratori, che avranno un rimborso per ogni chilometro fatto in bicicletta per raggiungere la scuola o il posto di lavoro. L'AZU si occupa di politiche a vantaggio degli studenti. Ci sono bandi competitivi che intercettano risorse che noi abbiamo pensato di destinare agli studenti. Queste risorse noi le immaginiamo di impiegarle negli alloggi. Abbiamo in ballo già un progetto molto ambizioso, che è quello del recupero della casa dello studente di Viale Crucioli, e questo sulla mobilità sostenibile, che abbiamo già finanziato con un progetto sperimentale l'anno scorso, si chiama Bike to Study, è rivolto solo agli studenti dell'Università di Teramo. Questo ulteriore progetto, Muove.te, invece estende il bacino d'utenza ai lavoratori e a studenti anche delle scuole superiori, per garantirne gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Un progetto sperimentale, quello dell'AZU di Teramo, con ottime possibilità di essere finanziato dal Ministero dell'Ambiente, è molto apprezzato da alcuni comuni delle Marche, che vorrebbero attuarlo anche sui loro territori. Casa scuola, casa lavoro, come ci si va? Abbiamo utilizzato quella piccola sperimentazione che abbiamo inaugurato qualche mese fa con Bike to Study con gli studenti universitari, e l'ipotesi è stata esplosa con tutta la provincia, praticamente quasi tutta la provincia di Teramo. Stiamo parlando di 183.000 abitanti coinvolti, è la famosa T, quindi è la costa più la valle del Tordino e Teramo capoluogo. L'obiettivo principale è quello di incentivare la mobilità su bicicletta, in mobilità sostenibile, per andare a lavorare e per andare a studiare, con un incentivo di 25 centesimi a chilometro per chi utilizzerà questa tecnologia.